Sì, per i giovani per vivere in sicurezza, per le famiglie per farli stare più tranquilli. Credo che siamo in un'età in cui ormai abbiamo alle spalle da tanto la nostra movida, però non siamo abbastanza vecchi da non ricordare quanto si può essere delle volte, quando siamo stati miracolati tante volte. Quindi uno strumento come il treno, come il bus, e purtroppo nella fascia ionica non abbiamo potuto usare i treni perché ci sono dei lavori sulla rete, quindi abbiamo usato i bus. Un sistema più sicuro, più ecologico, che consente di divertirsi, ma facendo anche riposare i genitori. Passano anche da alcuni paesi o solo lungo la costa? No, passano da quasi tutti i paesi, sono circa 80 paesi. Il concetto è proprio quello di raccogliere, di poter fare una sorta di metropolitana del mare, che quindi accompagni i ragazzi e faccia anche un po' da interscambio fra una zona e l'altra. Senta, cosa ne pensi delle risse che si stanno verificando a Reggio Calabria, diventato ormai fenomeno? Purtroppo non si stanno verificando solo a Reggio Calabria, si stanno verificando in varie zone, non solo della Calabria. Certo. E sono preoccupata, ma sono preoccupata soprattutto del poderoso assembramento di giovani che vedo in giro. Noi abbiamo conquistato una stagione estiva, a maggio nessuno di noi scommetteva realmente di poter fare l'estate. Viviamola in serenità e senza esagerazioni. Io lo dico ai ragazzi, ma lo dico soprattutto ai loro genitori. È inutile che chiamano me dicendo: i miei figli sono andati e hanno trovato la ressa, non ci rimandare i tuoi figli. Presidente, gli appelli alla responsabilità sicuramente sono importanti, però forse non basta. E guardi, abbiamo chiesto ai prefetti, oggi per esempio sul Cosenza c'è il Comitato di Ordine Pubblico, abbiamo chiesto ai prefetti di aiutare appunto i sindaci, la Polizia Municipale, nelle zone soprattutto di maggior affollamento. Perché delle volte proprio anche i carabinieri stessi hanno paura, le forze dell'ordine se sono poche hanno paura. L'Italia, quando l'Italia rientra direttamente nella convenzione firmata già con Trenitalia, questa parte, e un investimento, abbiamo dovuto mettere 100.000 euro sulla parte, diciamo, dei treni, dei pullman regionali, perché la rete ferroviaria, ci sono dei lavori in corso durante la notte nella Ionica, quindi non poteva essere utilizzata. Presidente, lei settimana scorsa ha lanciato un allarme per quanto riguarda gli sbarchi legati ovviamente all'emergenza sanitaria. Com'è la situazione di interlocuzione con il governo? Lei ha chiesto anche delle misure concrete, tipo un'unità navale? Io ho chiesto un'unità navale, mi hanno stato assicurato che arriverà le navi arriveranno. È un problema. Nascondersi dietro l'accusa di pseudo-razzismo credo che sia un modo per abbaiare alla luna. Invece bisogna essere concreti, bisogna sapere, essere consapevoli che c'è una parte anche dell'Africa dove la pandemia si è esplosa in maniera considerevole e non ci sono controlli e aiuti, e che il rischio che l'autunno sia il momento peggiore di ritorno di questi casi è un rischio concreto che io penso che un paese come l'Italia non può correre. Quindi che reitera la richiesta al governo di misure? Assolutamente sì, comprese al governo nazionale anche di farsi tramite con l'Europa i controlli più reali, più seri della frontiera mediterranea dell'Europa. Grazie. Grazie.